Siamo pronti per la conferenza stampa dedicata al premio alla carriera del maestro Michael Radford. Invito il regista, per cui vi chiedo un applauso. Benvenuto Michael Radford. Sarà con noi in apertura di conferenza ed è un piacere ritrovare il presidente della Film Commission, Anton Giulio Grande. Anton Giulio, io ti chiedo di accompagnare il maestro Radford qui con noi. Prego. Siete in due qui? Saremo in due. Sì. Io chiederei al Presidente di, come dire, fare in questi casi, come si suol dire, gli onori di casa, perché abbiamo la possibilità, Presidente, quest'oggi di avere veramente un maestro del cinema che tributeremo questa sera con il premio alla carriera, la colonna d'oro alla carriera, e che questa mattina ci permetterà in questa conferenza stampa di poter esplorare parte, perché, come dire, esplorarla tutta la carriera di Michael Radford in una conferenza è complicato, per cui grazie ancora. Presidente, a lei la parola. Parlo in italiano perché so che lei è italiano di adozione, noi siamo orgogliosi di questa cittadinanza nazionale che insomma è un fiore all'occhiello. Allora, dirle che per noi è un onore averla qui ospite per testimoniare tutta la sua straordinaria carriera, prestigiosissima carriera, i suoi film parlano da soli, i suoi premi, le sue riconoscenze parlano da soli, mi sembra anche molto riduttivo, quindi insomma cosa dire di lei? È uno straordinario protagonista della filmografia internazionale e noi ne siamo grati perché insomma ha deciso di regalarci dei capolavori assoluti e venirli a girare in Italia, premi Oscar, premi internazionali, Davide Donatello, insomma. È veramente un grande onore, siamo lusingati sia alla Magna Grecia Film Festival come Presidente e Commissario Straordinario della Film Commission, insomma avere una persona come lei che può darci veramente, può fare delle lectio magistralis e farci capire veramente cos'è il cinema, penso che sia un privilegio da parte nostra, da parte della stampa qui presente stasera, le avrà tributato un premio importante, insomma ascoltare la sua esperienza, insomma essere, è per noi un grande privilegio. Quindi insomma io preferirei che insomma il tempo che non vorrei rubare con le mie parole, insomma abbiamo un'occasione più unica che rara, insomma quindi è giusto che io ceda la parola al maestro. Bene. Speriamo bene. Grazie intanto al Presidente Grande e io vorrei iniziare da quanto veniva citato un attimo fa, ovvero dall'amore che Michael Radford ha, l'al profondo amore, lasciami dire Michael, che hai nei confronti dell'Italia, del nostro paese e che il tuo cinema ha spesso raccontato. È chiaro che nel cuore e negli occhi di tutti noi, e ne parleremo fra un attimo, c'è quel capolavoro che è il Postino, ma se vogliamo andare a scavare ancora a fondo penso al Mercante di Venezia, evidentemente ambientato nella straordinaria Venezia, penso ad Elsa e Fred e all'amore per la dolce vita e la Roma della dolce vita, fino ad arrivare alla musica del silenzio e quindi alla storia di Andrea Bocelli, che naturalmente, come tutti sanno, è una colonna della cultura italiana nel mondo. Ci racconti questo tuo grande amore, questa tua grande passione per la nostra cultura? Non lo so, perché io sempre il cinema italiano mi ha fatto molto piacere, cioè che è sempre, cioè che dal tempo di tutti i grandi, di Fellini, di tutti gli altri, però anche gli altri film che fanno, c'è una, è stato il grande film del secolo, sono piuttosto i film italiani. Io dico subito che uno dei miei preferiti completamente è un film che si chiama I soliti ignoti. Certo. È un bel film, un film si chiama in America Big Deal on Madonna Street, Big Deal on Madonna Street, terribile, però I soliti ignoti è fantastico.
E voi, cioè, è diverso qui in Italia, però mi sento bene. Io sono stato in parecchi paesi nel mondo, però qui mi sento un po' italiano, non sono italiano, però infatti è stato, io ho cercato subito dopo ho lasciato la scuola di cinema in Inghilterra, ho proposto, qualcuno mi ha una poeta scozzese che era molto molto, una persona molto incredibile, una vecchia però una poeta e che scriveva delle storie, e mi ha descritto la sua vita durante la guerra, l'ultima guerra, cioè, infatti, però in cui lei faceva, era una che era una poeta, però lei praticamente stava in un mondo in cui lei coltivava le pecore, delle cose, cioè, tutta questa roba qui, scrivendo allo stesso momento, e mi ha raccontato il fatto che c'erano da lei in quell'epoca un gruppo di italiani prigionieri di guerra che erano portati lì ad un posto che si chiama The Black Isle, che è vicino a Inverness, proprio al nord. Immagini che come era, soprattutto per il napoletano. Io ho chiesto a trovare tre italiani per fare i ruoli semplici praticamente di questi tre prigionieri, uno del nord, un romano e un napoletano. E io ho trovato uno del nord che non era un attore veramente, era qualcuno che cercava di essere attore, però io credo che era un medico o qualcosa, non ho capito mai, però è stato molto bello. E poi c'era uno romano che si chiamava Claudio Rossini, che è diventato un grande amico mio. Io cercavo un romano che non era un bell'occhio così, mm-hmm. romano, però era molto bello. Però io stavo cercando uno che non sentiva bello quando stavo andando al Piazza del Popolo, diciamo. E poi lui era esattamente quello che cercavo. E era molto bello, però era uno non troppo così, cioè bell'occhio, no. E poi ho chiesto a un amico mio, conosci un attore napoletano che poteva fare il napoletano lì? E lui mi ha detto, sì, c'è un attore napoletano che si chiama Massimo Truisi, dobbiamo averlo. E poi io ho detto, va bene, ok. E poi abbiamo scritto una lettera a quel Massimo Truisi e poi ho ricevuto una lettera che diceva non vengo a Scozia, fa troppo freddo a Scozia. E allora, ok, nonostante quello, Massimo avendo rifiutato tutto, arrivava a casa mia a Londra con la sua ragazza del momento e lui ha detto, Michael, possiamo fare un film come Another Time, Another Place, però lo faremmo a Napoli. Another Time, Another Place a Napoli. Io ho detto, ma Massimo, non posso, perché a Napoli fa troppo caldo. Caldo. Certo. Quindi, e poi dopodiché siamo diventati amici così, e finalmente mi ha chiesto di fare il postino e di scrivere il postino con lui e tutto.
E poi è stato un gran piacere, perché lui era un amico, no? Poi io non sapevo in quel momento che lui era molto malato fisicamente, però è stato uno molto molto un po' come Massimo nello schermo, cioè che lui era una perdita di mazzoletti ogni momento, cioè un mazzoletto. Infatti io ho avuto un problema terribile con i mazzoletti napoletani, perché io volevo dire che anche io ho un senso d'umore, cioè che non è che i mazzoletti napoletani mi toccano, perché non capisco quello che sta dicendo, però è una mazzoletta. Quindi io sono l'unica persona in nella truppa che non ha un senso d'umore, e soffrivo. E c'era un momento, stavamo sull'isola di dove abbiamo girato, negli Eoli. A Salina, sì, esattamente, ho dimenticato il nome. E poi ho visto, cioè, che durante il girato del film, ho visto un turista che sembrava australiano, perché c'avevo il capello australiano, quello. Io l'ho visto passando nel lontano. Corrivo verso di lui e ho visto, tu parli inglese, tu sei australiano, lui ha detto sì, io ho detto vado a dirti una barzelletta in inglese, cioè che, e dimmi se soffri o no. E lui ha detto, ah sì, è una barzelletta incredibile, cioè, e lui ha cominciato con il senso d'umore australiano, che è pesante, però è interessante. E poi siamo lì, io mi sentivo molto bene, cioè che io ho... Io posso fare delle barzellette, sono tornati lì, e poi, e poi c'era Massimo e tutti i barzelletti napoletani, e sono lasciato con il mio solo. Però è stato bello tutto. E soprattutto la cosa interessante da indagare è... Ci sta raccontando come quella cultura non fosse la sua cultura, fosse una cultura completamente diversa. E prima di un film che ha vinto un Oscar, che ha vinto premi in tutto il mondo, che è diventato un cult per intere generazioni, prima di quel film c'è un altro film, che è la fase di preparazione, perché ne sono successe di ogni. Se possiamo raccontare un po' il Troisi che non abbiamo visto sullo schermo, ma l'incontro, come dire, creativo, e il processo che ha portato poi alla realizzazione, perché quel film sembrava che non si dovesse fare, o che dovesse essere fatto, girato in Cile, dall'altra parte del mondo, poi a un certo punto lo ha portato qui in Italia. Cosa è successo in quel momento lì? Però la prima cosa è che lui ha portato un libro cileno di una persona che si chiama Antonio Scarmeta, sì. Un grande della letteratura sudamericana, un grande. E infatti a livello di Pablo Neruda. Infatti, sì. È diventato, io sono andato in Cile, Massimo no lui ha il libro, ha detto forse possiamo fare questa cosa. E la storia è di un ragazzo, veramente un ragazzo di... Non neanche di 16 anni, di 15 anni, qualcosa di questo genere, che voleva essere il postino di Pablo Neruda. E io ho passato un po' di tempo con Scarmeta in Cile, e mi ha mostrato la cosa. E poi in quel momento io ho visto un po' la possibilità di fare il film non in Cile, non fare questo, ma farlo a Napoli, che era la cosa che interessava a Massimo. E poi sono tornato con queste idee, ci abbiamo rimesso insieme di vedere, e poi e praticamente il postino sarebbe Massimo, che ha, non so, 50 anni, no non 50 anni, però lui non era un ragazzo in quel momento, sì. Però lui è stato, e io ho visto in quei primi momenti com'era, cioè che, perché avevo degli dubbi, c'è cioè un napoletano che ha un senso d'umore e tutto quello, che vuol dire questo? Però ho visto
ho visto, siamo diventati amici, e in quel momento ho capito che Massimo era veramente un comico. lui c'aveva un modo di dire delle cose che mi faceva ridere, e nonostante cioè il lavoro che abbiamo fatto insieme, però come un fratello. E poi allo stesso momento io ho scoperto che infatti lui era noto aveva un problema del cuore, sì. e quello era molto difficile infatti di non fare troppo, e poi di cercare di gestire tutto, perché Massimo era in uno stato difficile. E poi c'erano momenti in cui stava a letto per un po' di tempo, sembrava che non era troppo, però allo stesso momento c'era qualcosa. E lui allo stesso momento ci avevamo la possibilità di cercare un attore per fare Pablo Neruda. E in quel momento io ho trovato Philippe Noiret, il francese. Non perché era Philippe Noiret, perché lui direbbe la stessa cosa. Lui è il socio di Pablo Neruda. Non il socio, ma il doppio. Sì. Tu metti Philippe Noiret e il poeta... Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda, sì. Philippe Noiret, Pablo Neruda, due piselli. Non si può dire la differenza. È incredibile. E quando tu lo vedi sullo schermo, è Pablo Neruda. Sì, è vero. La difficoltà è perché lui parlava in francese, però... No, ma lui è un grande attore, e lui c'aveva un modo di era una cosa squisita di avere un attore lui ha fatto altri film in Italia. Sì, sì. Però, lui è stato protagonista di tanta commedia all'italiana. Sì, infatti. Però di essere Pablo Neruda. Certo. E di assomigliare al Pablo Neruda, che come certo. Due piselli, è incredibile. E per lui è stato un grande piacere essere venuto lì con noi. Era difficile perché Massimo, c'era, ad esempio, io come c'ho sulla spiaggia quando stanno parlando delle metafore. Sì, delle metafore. Noiret stava parlando in francese. E Massimo è napoletano, cioè, e poi abbiamo dovuto cambiare tutto, doppiare tutto, certo. Con un attore spagnolo, con qualcun altro per Massimo, no, per Massimo continuava in napoletano. In napoletano, sì. Esatto. E Noiret guardava così, sta dicendo. Allora, io prima di cedere la parola ai colleghi della stampa, c'è un altro film che mi piacerebbe indagare della lunga carriera di Michael Radford, che è Orwell 1984. E voglio portarti su quel film perché credo che guardarlo con gli occhi di oggi, con gli occhi di questa contemporaneità, ci mostra come il concetto di totalitarismo del linguaggio sia cambiato. Ieri sì. Era quello che raccontava Orwell e quello che racconta nel film, è un totalitarismo che si esprime attraverso la televisione, attraverso l'immagine. Oggi sembra che tutto questo si sia spostato sui social network, e soprattutto si ha la sensazione che, come nel romanzo e come nel film Orwell, qualcuno continui a decidere per noi. Ieri era appunto questa confraternita che nessuno conosceva, oggi
si parla tanto di algoritmo, cioè gli algoritmi decidono le nostre vite, decidono mm-hmm. quello che dobbiamo comprare, mm-hmm. decidono dove dobbiamo andare, mm-hmm. cosa guardare, le piattaforme magari. Mm-hmm. Allora volevo provare ad indagare un attimo, come dire, da un punto di vista anche linguistico, come è cambiato il concetto del totalitarismo dell'immagine, della mente, mm-hmm. e se davvero oggi riconosce che ai tempi dei social network questo sia paragonabile a mm-hmm. quanto raccontava mm-hmm. in Orwell. Mm-hmm. Era molto difficile perché è un per noi, per anglosassone se vuoi, in un maggior parte dell'Europa e tutto il mondo, cioè che Orwell è conosciuto perché lui aveva una visione del totalitarismo e come si faceva. E io ho voluto, cioè il mio primo film questo praticamente, ho fatto un altro piccolo film come studente, infatti era Another Time, Another Place, esatto. Era il mio primo film, esatto. E dopodiché io ho visto che in 1984, al 1984, nessuno stava facendo la storia di Orwell, e io ho chiesto di farlo. E hanno detto di sì, e quindi l'ho fatto con John Hurt. Ho avuto John Hurt che assomigliava alla mia idea dell'eroe della storia io volevo qualcuno conosciuto per fare il ruolo di, non di Big Brother, però del politico. Sì, sì. E io ho trovato Richard Burton. Perché? Perché nessuno voleva Richard Burton in quell'epoca, perché beveva troppo. Lui viveva in Haiti, sì. Perché mi diceva che lui stava lì perché nessuno riconosceva chi era. E poi, nonostante quello, lui è tornato in Svizzera, non lo so, è venuto, è stato per me praticamente uno studente di cinema. Due dei più grandi attori britannici erano lì. Io mi ricordo dei momenti incredibili con Richard Burton, perché i costumi in questo film era di portare, cioè che, come si dice, le overalls, you know, le divise, the blue tracksuits, overalls which workers wear, sì, know, le tute da lavoro, sì, gli abiti da lavoro. Lui, essendo Richard Burton un grande attore di cinema, sì. Lui ha chiesto al what's the place called, a Savile Row, which is the place in London where you get the best quality suits uh-huh. for gentlemen. Okay. But of course he had to wear overalls. Uh-huh. So he ordered himself a pair of overalls made in Savile Row. It was black and it was... Ha chiesto appunto di andare nel sì, sì. posto in cui era possibile trovare i migliori abiti sì, appunto sì. nella moda. Cioè. E io mi ricordo... Io mi ricordo benissimo che lui c'aveva un'altra cosa, perché aveva la reputazione di bere un, sì. un bel po', cioè che era uno di Wales, he was Welsh. Sì, Welsh. Sì. But he always brought onto the stage a Coca-Cola uh-huh. like this, and then he would give it to me to drink, sì. and I would drink it, and it didn't taste of no. alcohol, no. and he would say. Quindi era un test quello. So he said he wasn't drinking alcohol. Esatto. And then the next thing that happened was I didn't really know him very well, but at the time, my girlfriend at the time came onto the stage to greet me, and Richard said, "Is that your girlfriend?" I said yes, and she said, and he said, "Is she in the business of acting?" Mm-hmm. I said, no, not at all. And he said, you know, I used to be
have a girlfriend in the business. I said, yes, I know, Richard, we all know. He said, you know, it was a difficult time because I was always earning, she was always earning $1 million a picture and I was earning $3 million. And she used to get very angry. In fact, I knew very well that she earned much more money than he ever did. She always earned much more. But he was saying, and when she was like that, she would get very, he said, she would get very beady. Beady means like a bird looking for, to get money. Money, back. Yeah. Uh-huh. But anyway, it was an extraordinary experience for me that was the beginning of 1984, and it was a wonderful experience because I was out of practically a student out of cinema, yep. And I had these great actors and this incredible story which nobody else was going to write, and it became a huge hit which none of the financiers thought it would become. Same. And with young people whose hairstyles all changed from long hair to crew cut. Am I repeating myself? Beh, per tradurre in italiano. Sì, tradurre in italiano, scusa. Non c'è problema. No, no, giusto un attimo. Io parlerò in italiano, scusa. Sì, ma ci mancherebbe. No, semplicemente si diceva che appunto c'è stato questa, con il protagonista è successo, prima di tutto testava la Coca-Cola se fosse realmente gusto Coca-Cola e non fosse alcohol. Sì. E poi appunto la domanda che fece alla fidanzata di quel tempo di Michael, appunto chiedendo se fosse nel business del sì, cinema, sì, sì. Perché appunto era un momento in cui c'erano investimenti, sì, di importanti cifre, e c'era sempre uno sguardo molto, appunto lo definiva come un uccello che fosse pronto ad andare sui soldi, e poi quanto quel film ha saputo cambiare la cultura anche appunto anche nell'abbigliamento, nel taglio dei capelli. È stato un film che ha segnato proprio culturalmente, sì, il non solo il cinema, sì, ma davvero la cultura a 360 gradi. Parlavamo in questi giorni insieme al presidente proprio di quanto la moda abbia influenzato, no, il cinema e viceversa, e quello è un film che ha saputo segnare profondamente anche attraverso la moda, la cultura del tempo. Io sarei felice di cedere la parola a voi per delle domande da parte vostra. Mi scuso di aver parlato in inglese. Ma nessun problema, così. Ci mancherebbe altro, assolutamente. Ero un po' stanco. Assolutamente. Quindi vi lascio prometto il mio, che parlerò in italiano. Sì, vi lascio il mio, non c'è problema. Ah, comincio io? Allora. Sì. Io volevo, volevo chiedere, per i 30 anni del postino, hai in mente di fare qualcosa? Che saranno fra un anno e mezzo. Per celebrare. Fra due anni sarà l'anniversario, nel 1990, nel 2024 saranno i 30 anni del postino. Ah, davvero? Se ha qualche idea di celebrarlo, si sta pensando a qualche progetto per la celebrazione. Io mi permetto di aggiungere, il prossimo anno saranno i 70 anni della nascita di Massimo Luisi. Esattamente, ci sono una serie di anniversari che si legano al film e di coincidenze anche legate appunto a Truisi. Si sta pensando a qualche progetto legato al film. C'è la possibilità un po' di money? Non sto scherzando. Non mi pagano, no, mai. Il direttore non riceve. No, il regista. Scusa. Scusa. No, era Massimo la star, cioè che lui ha preso tutto, cioè, quindi no. Ma non c'è nessun progetto per ora in cantiere per riportare il film in sala, per farlo riconoscere alle nuove generazioni? Credo questa fosse un po' la domanda, se si sta pensando e soprattutto se le farebbe piacere che il film potesse ritornare in sala per farlo conoscere ai giovani di oggi, il postino. Sì, certo, speriamo bene. È l'unica cosa che posso dire, perché veramente non lo so, perché nessuno mi ha fatto in contatto, che bisogna parlare con, io parlo sempre con Anna Pavegnano, che era la scrittrice che, certo, lavorava con noi due, infatti, e solo per dire, infatti, la sceneggiatura del postino
era scritto a Los Angeles, infatti tra siamo andati, Massimo mi ha detto andiamo a Los Angeles, ti dico perché, perché nessuno mi conosce a Los Angeles, è molto più bello di stare in Italia, tutti quanti sanno chi sono e preferisco andare in un posto in cui non c'è nessuno che sa chi è Massimo Troisi. Siamo arrivati lì, tutti quanti, e in ogni ristorante entravamo, c'era tutti i fan di Massimo Troisi e lui era molto contento. Però stavamo sulla spiaggia a Santa Monica e lì ci abbiamo riscritto la sceneggiatura del postino, lì sulla spiaggia di Santa Monica, con Anna Pavignano al telefono di Roma dicendo che hai fatto lì, stava leggendo quello che ci abbiamo scritto insieme, che ci abbiamo fatto qui. Ma infatti era un po' così, era completamente diverso di quello che si può pensare, però era un momento proprio bello. Soprattutto... E lui mi ha lasciato lì e poi sono tornato a Roma e lui non è tornato a Roma e quello era un momento terribile, perché lui è andato a Houston, perché lui ha saputo che a Houston c'era un grande scuola di lui aveva i problemi del cuore e lui pensava che loro potevano immediatamente gestire questa cosa, non era vero. E lui è tornato a Roma completamente, due volte più malato, era terribile, terribile in quel momento. Però e lui non poteva, era difficile per lui, perché lui stava a letto un bel momento, cioè che non un bel momento, però molto tempo durante il girato del film. È stato molto difficile, però dimmi. Lei ha avuto anche un, cioè lei nonostante non è italiano ha deciso, noi ne siamo grati, di regalare dei capolavori assoluti ed è venuto a girare in Italia dei film che insomma passeranno agli annali, alla storia della cinematografia internazionale, come Il Postino. Lei ha lanciato anche una grande attrice, una nostra amica, che è Maria Grazia Cucinotta. Insomma, era una, ci spiega un po' degli aneddoti, se è stata lei a sceglierla, perché ha scelto lei insieme a tanti altri personaggi. Insomma, ci parli un po' di questa, E poi volevo farle un'altra domanda dopo che finisce questa, sempre su un film che lei ha deciso di girare in Italia, che a me è piaciuto moltissimo, credo sia l'ultimo, credo quello dedicato ad Andrea Bocelli, con la presenza di Zucchero Fornaciari. Non ho capito esattamente. Cioè... No, facciamo prima la domanda della Cucinotta, poi gliela rifaccio un'altra, non voglio confonderla. È stato un telescout, perché poi Maria Grazia adesso è diventata anche una produttrice, ha fatto tante altre cose. L'idea, come mai ha scelto Maria Grazia Cucinotta? Cosa l'ha colpita di questa ragazza siciliana, mora, non napoletana? Sì, c'era la ragazza siciliana di Parioli, però... di Messina, lei in realtà, si stava a Roma da qualche anno. Lo dico perché è una mia cara amica. Quindi. No, infatti Maria Grazia è una persona... fantastica, cioè è veramente, è diventata, cioè è anche un'amica della famiglia, cioè con Emma e tutti quanti, e lei era un produttrice in questo momento, è una persona, ci abbiamo visto parecchie volte da quando siamo conosciuti originalmente. Quando l'ho vista per la prima volta, io ho visto solo un film che ha fatto, che era, non lo so, cioè era la masciacciatrice sulla spiaggia, cioè uno di questi film italiani con nessuno, tutti nudi, cioè sulla spiaggia. e io, la mio riflesso in quel momento, io ho detto ma come, non possiamo prendere questa ragazza, è una star di porno. Oppure una, come si chiamano quelle bellezze che vanno nella televisione durante un uomo sta raccontando le sport, cioè che, e c'era una ragazza che passa così, e passa così. Come si chiama? Durante la box? Sì, le ragazze, sì, sì. Io pensavo che fosse, però lei è venuta e infatti... ho trovato immediatamente che era una persona squisita, come personaggio è veramente una persona squisita. E infatti
anche perché lei come attrice non aveva esperienza, sì, esperienza e tutto, però questo era il mio job. E io ho detto a Maria Grazia, ti dico una cosa, all'inizio, stiamo andando troppo lento. No, lo dicevamo per lei, magari. Noi staremo ad ascoltarla per ore perché è affascinante, sono affascinanti i suoi racconti. No? Lo dicevamo per lei, magari, se non è molto stanco. Okay. Ti dico che con Maria Grazia, lei è venuta, io avevo una difficoltà di immaginare che lei poteva essere un'attrice di cinema. Mm-hmm. Era bella. Però io gli ho detto, cioè che ho dato una cosa a lei. Io ho detto a Maria Grazia una sola cosa. Perché ci aveva un sorriso abbastanza bello. E io ho detto, tu non fai niente, non sorridi, però quando ti dico di sorridere, sorride con tutta la volontà che c'hai, nella possibilità di fare un sorriso che va a tutto il mondo. E infatti ce l'abbiamo fatto, perché non so se vi ricordi la scena in cui lui scende sulla spiaggia e comincia a parlare di Neruda, delle poesie di Neruda, e lei sta camminando e gira così e sorride. Sì. E le ho detto di sorridere con tutta la forza che c'è, e l'ha fatta così. E nel cinema, per la prima volta che abbiamo mostrato sta scena, tutta la folla, era infatti a Venezia, al Festa della Venezia, tutto il pubblico andava su piedi così, era incredibile. E io adesso, va bene Maria Grazia, sei con noi. infatti è una ragazza molto intelligente, è difficile per lei di essere così bella che il mondo non pensa che veramente è una persona con un cervello molto grande, e poi è una persona squisita, un'amica anche mia. Sì. Non ho niente altro da dire su di lei, e di dire che era una, io praticamente la scelta così su quello che ha detto, ha fatto per, non lo so, un paio di settimane, e infatti io mi sono detto, è un vero film star, non è che è un grande attrice, but she's a movie star. Sì. And I vi prometto che quando siamo arrivati agli Oscar a Hollywood, sì, quando lei è uscita della macchina per andare per il show per gli Oscar, c'era la folla che sta sempre fuori della sala, in cui c'era una folla enorme, e gli attori passano, ogni tanto c'è un momento che tieni. Quando Maria Grazia usciva dalla macchina, passava lì davanti tutta sta folla che non sapevano chi era, c'era un applauso incredibile, le voci che gridavano, perché lei ci aveva la stessa look dei grandi attrici dell'epoca di Hollywood negli anni 30, 40. Erano quelli che venivano dall'Europa, o italiani, o francesi, o tedeschi, cioè che questi, però dei grandi attrici, le star. E quando è arrivata così, non era una star di cinema, però era, quando era lì, aveva era fantastico vederlo. È come se Hollywood ha cambiato completamente.
Ha illuminato la, come dire, la, il red carpet di Hollywood e ci ha regalato poi veramente splendidi ruoli ed è stato il lancio di una carriera straordinaria quella per Maria Grazia Cucinotta. In chiusura, la domanda riguarda, abbiamo parlato di tanto cinema del passato di Michael Radford, la domanda guardando al futuro, al futuro del cinema e a eventuali suoi progetti, cosa possiamo aspettarci da Michael Radford? Non lo so, forse un altro film italiano, cioè, what are we doing now, darling? What films am I making now? I can't even remember what I'm doing. Potrebbe essere la Calabria, per esempio. Cosa? Potrebbe essere la Calabria, la conosce? Potrebbe essere girato qui in Calabria. In Calabria, in qui? Calabria, sì. Potrebbe? Potrebbe. Sì. Come no? Una promessa? Una promessa. Bene. E allora su questa promessa davanti a tutti voi vi ringraziamo per essere stati qui, ringraziamo il presidente della Film Commission, ma soprattutto ringraziamo Michael Radford per averci regalato il suo tempo. Grazie, grazie. Questo applauso è per lei. Grazie. I'll just tell you what I am doing next. I'm making a film about a very famous actress called Vivien Leigh. Uh-huh. Who? Vivien Leigh. She's Gone with the Wind. Exactly. Gone with the Wind. With the Wind. Uh-huh. Yes. And the other. She was a wonderful actress, and she was in love with Laurence Olivier, and she was also bipolar. A bipolar person. Yes, she was a bipolar person. She was one of the people. I don't know. I know because she's dead now. Many times. But she was when she nobody understood what bipolar was in those days, but actually she was, and that's why we were able to make a good film about it. And I think it's probably one of the best scripts I've ever written in my life. And I hope you will all come and see it when it's ready. It's called Vivien, and it's going to be soon. Grazie, grazie davvero. Yes, I liked all of them from that time. But Vivien, she had something else. She really had something else. Allora, sì, chiedono... One last photo. No, però no, sono il test. First of all, and then we go to it. L'ultima cosa che ha detto. Da solo mi sto grattando. I'm going to be so happy.